Il comitato scientifico si inquadra nel processo di autonomia che i licei hanno maturato e hanno ottenuto anche nell'ambito dei cambiamenti legislativi che hanno riguardato la scuola negli ultimi tempi. Credo che in realtà si parli a livello generale di un comitato tecnico-scientifico e nell'ambito del sociale c'è questa variante, insomma, dell'avere pensato al comitato come un comitato etico in linea scientifico. Il comitato ha una funzione secondo me molto importante di raccordo, di confronto, di raccolta di informazioni con tutto quello che è il mondo al di fuori dell'istituto stesso. Il fatto stesso che sia stato coinvolto un imprenditore, per di più un imprenditore abbastanza giovane, è un segnale importante per capire quali possono essere gli stimoli, quali possono essere gli elementi aggiuntivi che possono essere aggiunti al bagaglio didattico, alle esperienze, perché no, a nuove metodologie di confronto utili per la formazione degli allievi. Funzione di questo comitato etico-scientifico è essenzialmente quella di aiutare l'istituto sociale a realizzare un migliore raccordo tra momento formativo, gli anni di formazione degli studenti all'istituto e il loro passaggio all'università e al corso universitario. È uno strumento sostanzialmente di orientamento professionale. Lo scopo è quello di aiutare studenti a individuare, a mettere a fuoco meglio le loro vocazioni, la loro inclinazione, cioè metterla in rilievo. Quindi un orientamento professionale anche marcato. Noi abbiamo fatto questa cosa, quest'anno abbiamo fatto questa assistenza ai ragazzi, abbiamo creato uno studio di stage visti da vicino, abbiamo fatto questa cosa qua, che ho fatto personalmente, gruppi di piccoli studenti che sono venuti a vedere come uno lavora, cosa uno fa, come si comporta. Cioè, una volta già fatta la scelta della facoltà, vedere da vicino cos'è in realtà.